Questa mattina, appena mi sono svegliato, ho iniziato a fare il punto della situazione di tutte le informazioni che volevo dirvi, ragazzi, di tutte le informazioni che erano importanti in questa fase. Perché parliamoci chiaro, è una fase importantissima, una fase che probabilmente preparerà il prossimo futuro, sia nel senso positivo, se i mercati continueranno a darci segnali di forza, sia nel senso negativo, se dovessero appunto virare e tornare al ribasso. Quindi sono quei momenti concitati, quei momenti in cui si fa la differenza con quello che si dice con i propri video per quanto riguarda gli YouTubers, quindi noi che facciamo questo tipo di attività di formazione, e per quanto riguarda voi, per l'attenzione che ponete a questo tipo di materia. Cambia da così a così, quindi sono quei momenti fulcro, quei momenti di svolta. Allora mi sono detto, ci sono troppe cose da dire, ci sono troppe cose da dire. Che si fa? Facciamo una cosa bellissima. Facciamo su un webinar dove si può parlare dei Bitcoin e del futuro di questo mercato da un punto di vista di trading, da un punto di vista finanziario, come bisogna porsi su questo mercato in questo momento, che cosa ci dice l'analisi ciclica di lungo periodo, quali sono le previsioni e i target di Bitcoin attendibili di lungo periodo, come è solito. Come sono solito fare io, quindi utilizzando dati di natura statistica, qualche chicca di indicatore come il VAI ed alcune chicche di analisi fondamentale, e ne parleremo giovedì pomeriggio, giovedì 16 maggio, ragazzi, perché ho tirato su un webinar che era un webinar destinato per la Trading On Academy, quindi per gli utenti premium della Trading On Academy, però ho scritto anche a loro, a dire la verità, gli ho detto ragazzi, facciamolo per tutti, perché dare questa informazione in questo momento è un momento storico, un momento importante, un momento che magari può cambiare moltissime cose nella vita di tutti voi. Diamolo un po' a tutti. Unico problema è questo: ci sono solo 100 posti, ragazzi, perché la piattaforma webinar mi dà solo 100 posti. Quindi io in descrizione vi lascio il link per accedere e registrarvi a questo webinar che si terrà il 16 maggio alle ore 18, dove parleremo un po' di tutto, faremo il punto della situazione e capiremo anche come gestire le posizioni in essere, se avete posizioni long, spero di sì, ragazzi, e come dovete gestirle nel migliore dei modi possibili. Ok? Bene, ciao a tutti, bentornati dopo questa premessa e questo regalo che sto facendo per tutto il canale Tradicon, anche per ringraziarvi per le ottime view che mi date sempre, per i pollicioni in su che lasciate nei commenti, scrivete cose interessantissime. Anche ieri un utente ha scritto una cosa interessantissima da un punto di vista statistico. Io ringrazio tutti voi perché sono contenuti di grandissima formazione per tutto il mondo crypto del trading, ed è quello che volevamo fare con Trading On, ed è quello che stiamo cercando di portare avanti. Quindi grazie a tutti. Ora parliamo di quello che sta succedendo, dell'analisi tecnica, dell'analisi ciclica. Ci spostiamo sul grafico perché dobbiamo guardare tre grafici importantissimi. Primo, quello di Bitcoin, l'analisi ciclica, cos'è cambiato? Lo avevo accennato nel canale Telegram la scorsa settimana. Oggi buttiamo giù tutto quello che c'è da dire. Vi faccio vedere una chicca, il grafico dei future del CME su Bitcoin, perché ce l'eravamo un po' dimenticati. Io lo tengo sempre d'occhio, ma non c'ha grande valenza, quindi non lo mostro mai, ragazzi. Oggi ve lo faccio vedere perché è successa una cosa simpaticissima. Poi guardiamo Ethereum, perché le altcoin hanno necessità di avere uno spunto dalla regina delle cripto. E poi vi faccio vedere anche, ve lo ricordate, quel grafico che parlava di come entrare su Bitcoin se avevate perso il treno. 4-5 utenti mi hanno scritto su Telegram in privato per dirmi che hanno fatto, erano felicissimi, non vi nascondo. Io sono contento, ragazzi, perché non togliamo soldi a nessuno, anzi li togliamo alle balene. Quindi più fate queste cose, più sono contento e credo si capisca pienamente. Ok, ci spostiamo sul grafico perché in questo momento Bitcoin sta facendo nuovi massimi. Quale miglior momento se non in real time, ragazzi, una rottura dei massimi di Bitcoin? Non vi nascondo che era assolutamente attesa dalle mie analisi, ne parleremo nel webinar di giovedì. Purtroppo non riesco a farlo prima, ragazzi, perché
non ho possibilità. Comunque, nel webinar di giovedì faremo tutte le nostre considerazioni. Oggi, però, parliamo di cose importanti. Intanto, la prima cosa che facciamo, e chi di voi mi segue da diverso tempo lo sa, è guardiamo l'RSI e ci dice esattamente quello che sappiamo già: il mercato fortissimo, non c'è nessuna divergenza, per cui non dobbiamo fare assolutamente nulla. Abbiamo una conferma dell'RSI, perciò lo eliminiamo. Via, l'RSI non c'è più. Ok, allora, quello che sta succedendo in questo momento sui mercati da un punto di vista di analisi tecnica, la resistenza che ho indicato in questo momento la sta diciamo toccando, quindi 7.800 dollari. I prezzi sono di Bitfinex, si sono completamente riallineati agli altri mercati, quindi non ha senso utilizzare, insomma, anche gli altri. Insomma, abbiamo lo stesso livello di prezzo, con differenza di pochissimo, quindi va benissimo in questo momento Bitfinex. Allora, per quello che riguarda, ragazzi, per quello che riguarda l'analisi tecnica, i livelli di prezzo che dovete tenere sotto controllo sono questo 7,8, se riuscirà a tenerlo, ma poi è questo qui, ragazzi, il livello più importante, che è esattamente a 8.500 dollari. È un livello stra importante, non importante, e capiremo perché nel webinar di giovedì. Ve lo spiegherò nel webinar di giovedì, perché ha un'importanza e un rilievo enorme da un punto di vista di analisi tecnica, ma anche e soprattutto da un punto di vista di analisi ciclica. Andando a capire quello che sta succedendo, allora, quali sono le scadenze immediate cicliche che potrebbero portare a una fase di riflessione del mercato, che a dire la verità è anche una fase auspicabile per non andare a incrementarci a livello parabolico come stiamo facendo. Però c'è anche da dire che, ragazzi, in questa fase Bitcoin si deve riportare su dei livelli di prezzo, e quindi questi rialzi non sono assolutamente fuori dal normale, anche se sembra così, ragazzi, però poi bisogna analizzare la situazione nel complesso. Quello che faremo appunto nel giovedì. Guardate un po' come sta tenendo questa resistenza, l'avevo indicata prima, guardate, proprio in tempo reale. Allora, qui quello che vedete nel solito disegno della curva ciclica indica la fase ciclica, quindi tecnicamente siamo ancora nella fase centrale, quindi ancora fase di up. Però il mercato dovrebbe avvicinarsi, man mano che si avvicina la scadenza del 20 di maggio, ad una fase leggermente più negativa. Poi magari lo vedremo. Cosa significa negativa da un punto di vista ciclico? Per chi di voi mi segue per la prima volta, significa che i mercati potrebbero un po' riposare. Una fase negativa, per esempio, è stata questa qui. Vedete? Sono solo due candele, o come questa. Queste sono fasi negative cicliche che si verificano sul mercato. Questa non è una chiusura ciclica che è stata anticipata. Noi l'attendevamo per la prima decade di maggio, per esempio. Io me l'attendevo più o meno qua, ragazzi, intorno al 10 maggio. E guardate qui, il mercato ce l'ha anticipata al 6 maggio. Ha un po' spiazzato, ma di poco conto, visto che in ogni caso eravamo già sempre long sul mercato. Lo dico dai 4.400 che bisogna stare long sul mercato, quindi non è che abbia cambiato un po' le sorti. Anzi, avevo fatto anche un video special, l'avevo pubblicato sul canale Telegram per spiegare come fare short in queste fasi, quindi provarci. In sostanza, ragazzi, è estremamente complesso, ma era fattibile in alcuni modi che avevo indicato in quel video. Allora, qui da un punto di vista ciclico andiamo incontro a una fase tipo questa, che dovrebbe avvenire però fra qualche giorno. Questo significa che ancora in realtà questa grande forza il mercato la può avere, ragazzi, perché oggi è 13 e se noi parliamo del 20 ci sono 7 giorni. 7 giorni per quanto riguarda il mercato delle cripto è una bella lasso di tempo, cioè significa che siamo in pieno bull run di breve, quindi siamo in piena onda rialzista. Non dovete assolutamente fare niente, assolutamente la fase ciclica non indicherà un'inversione di trend, dovete avere i nervi saldi. Come si gestisce la posizione long se siete dentro, ne parliamo giovedì, immancabile, ragazzi, il video per il live webinar, e quindi iscrivetevi tutti nel canale perché sono informazioni stra importanti. Questo è quello che mi aspetto. C'è da dire che se il mercato è molto forte, questa finestra temporale, vedete, io ve l'ho segnata entrambi, questa fino al 18 maggio, quindi alla metà del 20, e poi la sua naturale estensione, chiamiamola così. Se fa cicli come quelli fatti nello scorso mese, potrebbe estendere questa fase e quindi, insomma, arrivare qui dentro, da qui a qui, insomma, ecco, ragazzi, questo è il discorso.
Se dovessero verificarsi particolari figurazioni in questo lasso di tempo, diciamo dopo il 17 maggio, 16-17 maggio in poi, su magari time frame brevi iniziate a vedere qualche riflessione del mercato, vuol dire che il mercato potrebbe entrare in questa fase tipo di stasi, quindi una fase di riflessione auspicabilissima. Ma nulla di più in questo momento, non c'è nessuna inversione, non ha nessun tipo di trend, quindi né il trend di breve e né il trend di medio, e il trend di lungo ancora necessita di qualche conferma, ma il mercato sta facendo il suo. Questo per quanto riguarda Bitcoin, e questa è la resistenza che è più importante in questa fase. Questo lasso di tempo la sta facendo in questo momento. Vedete, ragazzi, è capace che la buca, come fa di solito Bitcoin, che non ci aveva abituato a questi rialzi, ma al momento questa è la cosa più importante. Vi faccio vedere invece il grafico che vi avevo promesso, guardatelo qui, è troppo, mi ha fatto troppo ridere. Questo è il future di Bitcoin quotato sul CME in differita, perché trading view non ce lo dai in real time, ma non ce ne importa assolutamente nulla, perché quello che volevo farvi vedere è questo super gap di questa mattina. Chi era short, ragazzi, qui in questo punto sul CME, sui future, per quanto non abbiano grandissimi volumi in base al mercato delle cripto in generale, chi era short qui questa mattina si è svegliato con un brusco risveglio pesantissimo e soprattutto ha dovuto ricoprire tutte le sue posizioni short, perché probabilmente qui ha chiuso tutto in perdita. E il motivo di questo up sicuramente deriva anche dai future del CME, in piccola parte però, perché i future non hanno un impatto di volumi elevatissimi, ragazzi, quindi bisogna stare attenti anche a questo, a capirli in un certo qual modo. Ma era troppo comico, se così vogliamo dire, tra virgolette. Perché, ragazzi, è comico? Perché vi fa capire come in questo è un mercato, quello delle cripto, in cui la old economy, chiamiamolo così, finanziaria, stenta a comprendere un po' questo mercato. E si vede anche da queste situazioni, si vede da queste situazioni, perché è vero che esiste il future, ma è ancora acerbo, non si capisce bene come usarlo. Quello che conta nel caso di Bitcoin è la realtà, il Bitcoin vero, tra virgolette, è sempre virtuale, ma è vero che è quello che si scambia nella blockchain, ragazzi, non questo. Ed è una differenza enorme rispetto alla old economy finanziaria, e può dare adito, insomma, anche a queste situazioni. Comunque è una splendida inversione anche sul future. Passiamo su Ethereum, che in questo momento sta tentando di fare quello che deve fare se volessimo avere dei up sul mercato. Su Ethereum c'era stato un primo segnale di debolezza qui, vedete? È stata una chiusura ciclica da manuale meravigliosa su Ethereum, quindi qui il mercato poi è risalito. Questo lo togliamo, che era riferito ai grafici dei giorni scorsi. E andiamo a vedere dove siamo anche una volta. Allora, intanto RSI in fase up sta andando in ipercomprato, quindi tutto corretto perché mantiene, però perdono aderenza e sincronia con Bitcoin, e le altcoin dipendono strettamente, ragazzi, da Ethereum, e questo è il problema. Non dipendono tanto da Bitcoin, viaggia un po' per i fatti suoi, ragazzi, dipendono da Ethereum. Quindi se Ethereum non cambia atteggiamento, è difficile che potremmo assistere in un bull run, ma questo ricordatevi che potrà benissimo avvenire, ecco, non cambia nulla. Cos'è che sta tenendo giù Ethereum, ragazzi? La famosissima e tormentatissima resistenza a 190 dollari, che sto indicando da non so neanche più quante settimane. Alla 190 dollari non ci riesce a romperla. Ora vediamo oggi se ce la farà. Attenzione però, perché rialzi di questa levatura e rotture di una resistenza molto importante come questa andranno poi confermate non solo in close di oggi, che è fondamentale. Quindi Ethereum deve stare sopra i 200, ragazzi, 197 va benissimo, però poi domani, dopodomani, deve dirci quello che farà. Se qualcuno di voi vuole assumere posizione a rialzo, lo può fare la rottura di 190, ma deve stare attento, perché comunque rotture di questa importanza vanno confermate, ragazzi, anche per più giorni. Non sono consigli finanziari, ma come si dice, ragionamenti del buon padre di famiglia, mi sembra il minimo. Da un punto di vista invece di resistenze future, quelle che sono qui
e sono anche abbastanza evidenti. Intanto c'è questa parte alta della campana 1225, ma poi c'è l'intermedia che è probabilmente il punto dove, esatto, vedete, dove è arrivata questa app nei giorni scorsi, un po' più bassa, insomma, la possiamo indicare qui come circa 205 dollari. Cambiamogli anche il font, ragazzi, il colore, così la mettiamo più leggera per far capire che è una resistenza intermedia. Questo è quello che sta facendo Ethereum ed è anche il motivo del perché alcune altcoin non stanno seguendo in questa fase, perché Ethereum è tappata da questa resistenza, la sta sentendo moltissima e poi Ethereum, ragazzi, ha un problema di fondo, ha una scadenza ciclica al 20 maggio o giù di lì. Questa scadenza su Ethereum, cosa fa, ragazzi? Non gli permette probabilmente di fare un bel up, ok? Perché ancora c'è del tempo, insomma, da passare. Lo so che sembra strano parlare così, ragazzi, ma i cicli funzionano così. E chi ha molta esperienza lo sa. Vi faccio vedere l'ultimo grafico. Questo è il grafico che ho pubblicato l'ultima volta che ho fatto il video su chi avesse perso il treno. Magari lo trovate sulla mia testa, vi metto il link. Questi sono i diversi livelli di ingresso che avevo indicato. I due in pullback, quindi sulla debolezza, come da corso di formazione come fare holding, che è free su YouTube, ragazzi, vedetelo perché molti di voi hanno fatto già grandi profitti usando quelle tecniche. Questi sono andati via, non sono mai stati toccati, ma sono stati toccati il primo che era qui, vedete, ragazzi, e il secondo ieri che era qui. Ok, entrambi gli ingressi sulla forza sono stati toccati. Nel webinar di giovedì parleremo anche di questo e cercherò di mettere il punto della situazione per farvi capire un po' quello che mi attendo da questi mercati in futuro, ok? Bene, ci siamo detti tutto, un'altra grandissima settimana dei mercati cripto, dopo un anno di grandi sofferenze, era giustamente attesa da tutti, ragazzi. FOMO, non FOMO, è un mercato in preda alla manipolazione, ci sono delle variabili che si possono assolutamente analizzare. Io vi ringrazio, iscrivetevi al webinar, sono solo 100 posti, ragazzi, la registrazione non sarà disponibile purtroppo perché sarà disponibile solo per la Trading On Academy, perciò dovete seguirlo in live. Perciò iscrivetevi se ancora non l'avete fatto, perché i posti purtroppo sono solo 100. Noi ci rivediamo in settimana con il prossimo video. Spero anche domani di fare delle piccole chicche visto l'attuale situazione. E vorrei guardare anche insieme a voi, oltre alle altcoin, come gestire queste fasi. E poi un grafico, il BNB, il Bed and Breakfast, quello che sta facendo Binance. Ciao a tutti.